Nuove contromisure per attenuare ogni rischio di crisi idrica nella nostra provincia. Lato, Assemblea dell'ambito territoriale ottimale, vuole cogliere al balzo le nuove occasioni di finanziamento statale proposte dalle leggi di bilancio 2018 e 2019 per realizzare un invaso di grande volumetria che soddisfi appieno i bisogni idropotabili del territorio. Va in questa direzione l'individuazione di cinque bacini idrici papabili per la realizzazione di un invaso, ora sottoposto ai pareri dei sindaci dei comuni coinvolti. È stato esposto un progetto tecnico-scientifico per la realizzazione di un invaso, un invaso di grande dimensioni, un invaso che può andare incontro a, ad una situazione di crisi idropotabile. Chiaramente nel territorio provinciale si è, questa ricerca ha tenuto conto di tanti fattori che selezionano e che riducono i, i luoghi in pochi luoghi. Insomma, sono cinque i luoghi individuati dai, dai tecnici e, e questi cinque luoghi sono stati esposti, questa ricerca è stata esposta all'Assemblea dei sindaci. Infatti sappiamo bene che la nostra provincia purtroppo ha fonti idropotabili di superficie, e cioè i fiumi, i corsi d'acqua, le sorgenti, piccoli invasi, tutte situazioni che d'inverno in, o comunque nelle stagioni normali non danno problemi, anzi, noi abbiamo anche una bella rete idrica. Il problema avviene d'estate d'estate queste fonti si, si riducono, eh, ci sono scarse precipitazioni e, e dobbiamo correre al riparo. In questi ultimi anni l'Ato ha messo in programma diversi interventi che hanno permesso di reggere, di far arrivare in tutte le case l'acqua, ma siamo comunque preoccupati perché l'innalzamento delle temperature, il clima che cambia, la diminuzione di precipitazioni che, abbiamo, che stiamo assistendo in questi anni eh, ci stanno preoccupando. Fra i cinque siti individuati la prima scelta sono le fonti del Candigliano tra Mercatello sul Metauro e da Pecchio. Nello studio, commissionato anche attraverso il lavoro dei tecnici di Marche Multiservizi, le alternative sono il torrente Morsina, il Certano che scorre a Pianello di Cagli, Valle dell'Eremo a Piobbico e il torrente Apsa tra i comuni di Peglio, Sasso Corvaro e Urbino. Ci siamo messi a disposizione dell'autorità di ambito ottimale, supportando con questo studio fatto dal geologo Farina e Ceccarini per dare uno strumento in più di pianificazione all'ambito ottimale, ai sindaci del nostro territorio, perché eh, come noi tutti sappiamo, chi poi gestisce i servizi sul territorio, il, il territorio preleva principalmente acque da, acque superficiali per l'80%, quindi la carenza idrica, soprattutto nei mesi estivi, incide sulla qualità del, dell'ambiente, ma anche sulla vita dei cittadini, prevalentemente nelle aree interne. Eh, creare degli scenari di sviluppo, in questo caso anche la pianificazione, perché poi non saranno opere eh, nel breve e medio termine, ma nel lungo termine, significa interpretare anche questi nuovi modelli legati ai cambiamenti climatici. Un invaso con accumulo di acqua darebbe una autonomia e una capacità di eh, risposta alle esigenze del sistema idrico e soprattutto rilancerebbe alcuni territori eh, nelle aree interne non solo da un punto di vista ambientale, ma anche della qualità dei servizi